Lentini, duplice omicidio tra gli agrumeti, ergastolo per i due custodi del fondo. Si chiude il primo esito giudiziario del duplice omicidio in un fondo agricolo di Lentini incontrato a Xirumi, avvenuto un mese prima dello start del lockdown, esattamente il 9 febbraio del 2020. Massimo Casella, 47 anni, Agatino Saranite, 19 anni, e Gregorio Signorelli si erano partiti da Librino per rubare arance tra gli agrumeti di Lentini e due di loro non sono più tornati vivi. I primi due sono stati freddati a fucilate, il terzo è riuscito a contattare i parenti che lo hanno salvato accompagnandolo all'ospedale di Catania. I cadaveri di Saraniti e Casella sono stati scoperti dai familiari il giorno dopo al termine di una macabra ricerca. La Corte d'Assise di Siracusa, presidente Tiziana Carruba, giudice all'atere Carla Adriana Frau, ha inflitto la pena dell'ergastolo a carico di Giuseppe Sallemi, 44 anni, e Luciano Giammellaro, 72 anni, entrambi in carcere. Nelle arringhe difensive gli avvocati Franco Passanisi e Ornella Valenti avevano chiesto per Sallemi l'esclusione delle aggravanti e il riconoscimento delle attenuanti. Per i due legali il loro assistito non ha partecipato materialmente ai due omicidi, ma ha concorso moralmente. L'avvocato Pino Ragazzo ha invece chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove da tutte le accuse per Luciano Giammellaro. A seguire ci sono state le repliche di PM Parti Civili, il sostituto procuratore di Siracusa Andrea Palmeri, ha chiesto la condanna all'ergastolo per entrambi i guardiani di Aranceti. Ergastolo per entrambi gli imputati, mentre per Giammellaro ha chiesto una sentenza di colpevolezza solo per l'omicidio del giovane Agatino Saraniti, figlio della compagna dell'altra vittima, Casella. Per l'altro delitto il ferimento ha chiesto invece l'assoluzione per non avere commesso il fatto. Non ha convinto il racconto o confessione dell'imputato Giuseppe Sallemi, per il PM ci sono troppe anomalie nella ricostruzione. Invece è la testimonianza di Gregorio Saraniti, acquisita in un incidente probatorio, la prova regina del dibattimento. Una narrativa che collima per l'accusa con le prove balistiche e autoptiche, oltre che con le diverse intercettazioni partite durante la serrata indagine della squadra mobile di Siracusa. I tre catanesi, appena hanno caricato la Fiat Doblò, hanno capito di essere stati visti e hanno cercato di lasciare il fondo agricolo, ma hanno trovato la strada sbarrata dal guardiano Giuseppe Sallemi, a cui poi si è aggiunto l'anziano Luciano Giammellaro. I tre sono scesi per poter risolvere la questione, ma la situazione è precipitata. Sono partite le fucilate e sono stati ammazzati. A sparare al picciriddu sarebbe stato il 70enne Giammellaro. Saraniti, riparandosi con un braccio, è riuscito ad attutire in qualche modo il colpo ed è riuscito a nascondersi e aspettare i parenti che aveva contattato. Si è risvegliato in ospedale e lì è stato interrogato dai poliziotti per la prima volta. Sallemi, che è stato fermato immediatamente, in primo momento ha dichiarato di aver agito per legittima difesa, poi ha cambiato versione nel corso delle indagini, con le parole di Saraniti che si è arrivati anche ad arrestare il complice.